What's up guys, quel vostro Deget che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video, signori miei. Oggi il Nazionalo è qui per farvi vedere le 5 classi che vi consiglio attualmente per quanto riguarda il fine stagione. Sapete che lo faccio praticamente ogni fine season, appunto, quindi circa ogni 2 mesi. Questo videozzo giusto perché, come ben sapete, tra poco più di una settimana ci sarà la season 3. Quindi ovviamente quando arriverà la season 3 si porterà sicuramente anche qualche cambiamento per quanto riguarda armi, più le aggiunte delle armi nuove che dovrebbero essere circa 3 se non erro, più appunto eventuali nerf, buff, beef e buff che in ogni stagione ce li dobbiamo beccare, quindi bisogna sempre modificare le classi. Quindi partiamo subito, partiamo da uno sniper support Carletto più il Volkswagen Frankfurter, detto anche Volkswagen. Ovviamente raga, il Carlettones, solita build, monococco, l'ultima canna con la lunga, il Tatticones, il minimo di precisione e il calcio, il rialzo sport con la mirino. Secondo reticolo, ovviamente quello che uso da sempre è che è il giusto equilibrio tra la leggerezza e il gusto, tra la portata e la velocità, molto fondamentale raga, non mi maltrattate il car. Molti mi dicono togli questo, togli quello ed è un fulmine. Sì, va bene raga, potete togliere sia il silenziatore, che già senza silenziatore ha un rumore orrendo, solo per quello non lo userei senza il monococco. Per di più per la canna, ok? Con la canna sì, togli la canna lunga, è vero, diventa molto molto fast. Il problema è che questo molto molto fast comporta il molti craccate, ok? Perché da una distanza superiore ai 30-40 metri perde un sacco di gittata. Quindi voi pensate di sparare in testa, invece magari prendete il petto e craccate il nemico, ok? Quindi perdete sia potenza che portata. E non mi sembra il caso, ok? Ognuno fa come ca... Io, se posso darvi un consiglio, lo sapete. Seconda arma, il Volkswagen Frankfurter. Allora, partiamo da un presupposto molto importante. Ha una mobilità incredibile. Quando la usate, non sembra per niente che state usando un fucile d'assalto, ma è quasi più leggero delle mitragliette. È fantastica quest'arma, vi giuro, non so come descriverla. E ovviamente l'unico modo per utilizzare il Volkswagen Frankfurter è da corto, perché ahimè non è un fucile d'assalto che si usa in mid long, quindi lo sfruttiamo per il close and mid, ok? Convogliatore di rinchiulos, canna VDD287, lastrone rifle Tentetones, calcio Krausnik S12V che stabilizza bene l'arma e non influisce troppo nei movimenti, anzi veramente poco, e ci controlla sia orizzontalmente sia verticalmente l'arma. Gioco di prestigio, prima specialità perché abbiamo messo il 40 colpi. Specialità 2 al volo. Voi mi direte perché al volo? Perché aumenta l'entrata in modalità mirino. Ok, con questo accessorio l'entrata in modalità mirino è molto molto più fast. Impugnatura gommata, solo ed esclusivamente per il controllo verticale del rincuro. Caricatore da 40 colpi, raga, è l'unico. Ho fatto anche dei test col time to kill, è il migliore per quanto riguarda il time to kill, 40 colpi, per usarlo in corto e medio raggio. Munizioni, punta cava e sotto canna il freno a mano, ok? È un equilibrio giusto tra la leggerezza e il gusto, anche qua. È veloce ed è anche molto stabile, appunto perfetto per i sniping support. Seconda classe un po' pazza, raga, M2. E tenetevi forte il bizzonone pazzo. Le M2, raga, c'è poco da raccontarvi. Solita build, ve la consiglio solo ed esclusivamente in questo caso, raga, solo per rebir. Le M2 va bene solo per rebir, perché su caldera, essendoci gunfight troppo lunghi, non va bene, perché ha un bel po' di rinchiulo. Su rebi, che i gunfight sono quelli in lungo raggio, sono comunque corti rispetto a caldera, frullate tutti, quindi solo esclusivamente per rebi. Seconda classe il bizzonone, raga. Voi magari molti voi non sanno, ma il bizzonone si è beccato un bel buff settimana scorsa, se non erro. E adesso è un'arma veramente divertente da usare. Non è la best weapon in the world, ok? Già, mettiamo già un bel punto sulla I, non è il meta. Però è un'arma veramente consistent. Un po' come sul multiplayer. Sul multiplayer di MV molti usano il bizzo, ma non perché
sia effettivamente la mitraglietta più forte, però perché è comoda, leggera, tanti proiettili, uguale adesso ha una sua funzionalità anche sia su caldera sia su Rebbi. Vi posso garantire che vi divertirete. Build silenziatore monobloccones, canna la 8,7 poligonale, perché è quella che è più veloce da proiettile e più portata danno, ovviamente la migliore. Laser da 5, non il tatticones, per l'hip fire, raga, migliorerete l'hip fire tantissimo e potete anche sparare senza mirare. Calcio rimosso e gli 84 colpi che influiscono pochissimo sull'entrata in modalità mirino, quindi non dovete mai ricaricare, raga, una figata. Quando siete su Rebi con 84 colpi non ve lo dico neanche, raga, che sfracelli fate, tutti sono lì che devono stare a ricaricare, tu no, perché hai il bizzonone con 84 colpi e la ricarica la fai solo a missione terminata, ovvero quando è annientato tutto il team. Terza classe, un mix veramente croccantino di armi. AK-47 di Cold War e CX-9. Ok, la K idem con patate come per le M2. Raga, io per quello non ho mai troppo amato i fucili d'assalto di Cold War, proprio per questa motivazione qua, perché si buildano praticamente tutti uguali. Quindi non ve la racconto, non sto qui neanche a perdere tempo, perché vi ho già spiegato milioni di volte che sono tutte paro. CX-9 matto, raga, super fast, super veloce, super frullatores. Voi mi direte, perché con la canna mozzata? Perché sì, raga, se lo usate con un fucile d'assalto, con la canna mozzata, in close, fate i buchi che neanche voi dico, raga, fate proprio gli sfracelli. Canna CX-23, che è quella più corta e al contempo anche silenziata, quindi due accessori in uno. Laserone, tatticone in questo caso, ottica, il reflex G che fa sul CX-9. X9, raga, ne ho bisogno, io non so che dirvi, quindi lo uso perché non mi piace l'ottica metallica. Caricatore tamburo da 50 colpi, impugnatura da mercenario per il controllo dell'arma più l'hip fire. Quest'arma è forte sia in hip fire che per quanto riguarda la stabilità. Infatti non ho messo il calcio, nessuno, proprio perché è già veloce e in più l'arma è veramente ferma, immobile, quindi utilizzabile da chiunque. Quarta classe, raga, fuori di testa, preparatevi. Abbiamo qua, sapete che ve le porto strane anche, non voglio darvi i cliché, sarebbe troppo facile e troppo poco divertente. Quindi adesso questa classe al contrario: mitraglietta per il long, mid long e assalto per il corto. Partiamo. Allora, preparatevi la welganina per il long. I molti scettici mi diranno eresia, e invece no, raga, tutt'altro. È un ottimo sostituto alla Milano per il long. So che molti di voi la usano, la Milano, per sparare in medio lungo. Questa è un'ottima alternativa, perché è un poi vi farò un video dettagliato su quest'arma, perché molti di voi rimarranno a bocca aperta per quello che poi vi farò vedere. Non voglio spoilerarvi nulla, vi dico solo: iniziate a provarla e poi ditemi. E vi posso garantire che è veramente divertente, perché si mischia comunque una buona portata che ha di base la Welgun più la sua velocità, quindi avete un bel mix, potete sparare in medio barra lungo, sempre virgolettato, con estrema velocità. Allora, primo accessorio, silenziatore, l'M1929, che è il silenziatorone, quello per il lungo raggio. Canna 320, ovviamente, ottica 2,5x. Calcio Gav Wayne base, specialità acrobata, specialità 2 celerità, impugnatura gommata per il controllo del rinculo verticale e basta. Caricatore da 40 colpi, poi vi farò vedere anche qua, raga, è sempre la scelta migliore anche di Time to Kill. Gli altri non gli stanno dietro, raga, per quanto effettivamente in questo caso si spari in medio lungo e non in corto, rimane sempre la scelta migliore, raga, paradossalmente. 48 colpi sono buoni, ma perde un sacco di cadenza e destabilizza l'arma in modo incredibile, raga, veramente. Proprio sparate un colpo a destra, uno a sinistra, e per quanto riguarda i 64 colpi, raga, idem, perde ulteriormente cadenza e stabilità proprio l'arma, non, cioè, magari in certe situazioni può essere
a livello grafico magari la scelta migliore, ma non fate entrare un colpo, quindi lascia veramente il tempo che trova. Munizioni allungate e sotto canna il freno a mano, ovviamente per controllo rinculo orizzontale e un po' anche quello verticale. Provatela per non pentirvene. Ovviamente abbiamo in questo caso il farretones, il farro, raga, anch'essa ottima arma per quanto riguarda il corto raggio. Silenziatore piccolino, calcio rider, impugnatura serpent, stunner, la 50 colpi, impugnatura field agent. Non è, diciamo che il punto di forza non è la velocità nei movimenti, però per quanto riguarda la scioglievolezza, l'irresistibile scioglievolezza è compresa dentro l'arma, proprio nel prezzo. Distruggete i nemici in corto raggio, ve lo assicuro. Ultima classe, ma non per importanza, un tocco un po' così esotico, DMR e MP40 ovviamente. DMR, raga, su Rebi in questo caso. Quando vi dico su Rebi vi specifico che è meglio usarle su Rebi, perché il lungo raggio, magari quelle che non ho specificato su Rebi, vanno bene anche su Caldera, ovviamente, raga. In questo caso DMR per Rebi, perché DMR attualmente, per quanto sia un'arma in realtà forte, perde tanto il lungo raggio e se c'è un nemico veramente troppo lontano non lo prendete neanche a muri. Silenziatore Agency, canna in titanio da 16,3 attacca quella con il ratio di fuoco più elevato, che va in base però al vostro sgrillettinos del ditos indicios. Ottica Axiar Aros per 3, caricatore da 30 colpi e sotto canna il field agent, ovviamente. Provatelo, raga, perché su Rebi in medio raggio distruggete i nemici. La MP40, l'arma preferita dal nazionale in questo periodo, raga, è una di quelle armi di cui non posso fare a meno, giuro. Quando mi stanno andando male le partite uso l'MP40 e tutto va come deve andare. Ovviamente convogliatore di rinculo, canna la VDD da 189, il lastrone riflettentones, calcio rimosso, sfuggente, celerità, impugnatura in tessuto, 45 colpi, munizioni frangibili, il sottocanna, il freno a mano 19-41 e l'MP40 perfetto, è servito. Quindi, ragazzuoli belli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate delle 5 classi consistent e bizzarre del Naked Done. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella!